Allora, cari amici, buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Allora, quest'oggi, visto che fa freddino, stamattina siamo all'alba dei 6 gradi, e ho acceso la stufetta, perché qui sennò non riusciamo neanche a lavorare. Allora, oggi vi farò partecipi di questo mio lavoro. Allora, di cosa si tratta? Si tratta che ho un dubbio che i miei pannelli solari non carichino adeguatamente le mie batterie. Anche perché effettivamente ho constatato che il mio regolatore di carica ha sempre la luce rossa accesa, quindi molto probabilmente c'è qualcosa che non va. Allora, facciamo un po' una verifica dell'impianto, voglio fare questa verifica dell'impianto di ricarica. Allora, tanto per cominciare vi faccio vedere il tipo di regolatore che io ho. Allora, il tipo di regolatore, mamma mia, questa luce qua com'è? Allora, il tipo di regolatore è questo. Abbiamo il nostro cavo che arriva dai pannelli, entra dentro, praticamente va a collegarsi, eccoli, qui abbiamo i due fili, quello blu e quello nero, che sono il positivo e il negativo dei pannelli, che vanno a collegarsi all'ingresso, all'ingresso. Poi abbiamo un'uscita, l'uscita dei eccolo qua, qui la vediamo meglio, qui questa è l'uscita che va alle batterie. Io cosa ho fatto? Ho interposto fra l'uscita e le batterie, ho interposto degli strumenti che mi misurano. C'è un voltmetro, che è quello lì sulla sinistra, che è un voltmetro che in questo momento sta misurando la tensione delle batterie. Vediamo se riesco a farvelo vedere un po' meglio. Vediamo un po' se così riesco a farvelo vedere meglio. Ecco qua, qui adesso lui mi sta marcando 12 volts e mezzo, quasi 13. Questo invece è l'amperometro, scusate se mi trema un po' la mano, ma questo è l'amperometro, scusate se mi trema un po' la mano, ma qua dentro c'è un po' freddino, come vi ho detto, vediamo un po' se si vede. Qui abbiamo, vede? 6 gradi, qui stiamo lavorando con una temperatura di 6 gradi, così siamo tranquilli. Allora, questo abbiamo detto che è l'amperometro, che dovrebbe misurare la quantità di ampere che il pannello e il regolatore forniscono alle batterie. In questo momento è zero, anche perché il tempo fuori è mattina presto e ancora il sole non ce n'è, però insomma, che sia proprio 000 non ci siamo, ma anche perché quando c'è il sole pieno non mi è mai andata più di 2 ampere. Quindi ora facciamo questa verifica. Ecco qua, qui vediamo la tensione per bene, che vedete fa un 12,5 grosso modo come tensione. Bene, qui abbiamo la batteria. Ecco qua, facciamo un po' di chiaro. Questa è la batteria, ok? Cavo che viene dal regolatore. Qui fra l'altro abbiamo, quando è in funzione, il partitore
il LED verde acceso. Il LED verde acceso dice che praticamente l'impianto è in ricarica. Oh, bene, detto questo, qui abbiamo la prima batteria con quel cavo bianco lì. Partiamo e andiamo a finire. Ecco qua. Ecco qua. Con quel cavo bianco che avevo visto prima, partiamo, andiamo a finire sotto il sedile dove abbiamo l'altra batteria. Non so se riuscite a vederla, vabbè. Abbiamo l'altra batteria. Ora, dunque, vi ho un attimino illustrato come è fatto questo impianto qua. Scusate se ci c'è qualche come posso dire, non sono proprio preciso al 100%, ma insomma io cerco di farvi vedere in modo semplice quello che andremo a vedere. Ora, fatto questo, bisogna aspettare che i pannelli comincino un po' a ricaricare, che esca un po', un attimino, un po' di sole. Appena il pannello comincia a caricare, andremo a fare le misurazioni della elettriche. La prima misurazione elettrica che andiamo a fare, allora, la prima misurazione elettrica che andiamo a fare è quella della tensione che arriva dai pannelli. Noi dobbiamo staccare i due fili che vi avevo fatto vedere prima, quello blu e nero, che arrivano dal pannello. Ne stacchiamo uno, che tanto uno è sufficiente, ne stacchiamo uno e misuriamo a vuoto la tensione dei pannelli, che dovrebbe aggirarsi, da quel che mi risulta, dai 16 ai 19, quindi 17-18 volts. Questa è la prima misurazione. Allora, la prima operazione che facciamo, abbiamo detto, è stacchiamo un cavo. Ecco qua, abbiamo staccato un polo, attenzione che non vada a fare corto, e adesso andiamo a misurare la tensione che abbiamo all'uscita del pannello. Ecco qua, vedete, ci sono 16 volts e 92, quasi 17 volts. Tenete presente che in questo momento non c'è di sole, praticamente siamo di mattina presto, quindi 16 e 95 sono 17 volts. Ecco qua. Bene, insomma, più o meno qualche misurazione l'abbiamo fatta. Adesso andiamo a verificare i pannelli. I pannelli devono essere, prima di tutto, puliti, e secondariamente vedremo di andare a vedere se i due pannelli lavorano, cioè che uscita, che tensione c'è all'uscita di ogni singolo pannello. Allora, eccoci qua. Allora, ad un primo sommario, vediamo che innanzitutto il pannello è un po' sporco, primo di tutto. Poi, dopo averlo pulito, si notano delle macchie. Non, ad esempio, questa qui è una, non è che mi piaccia molto, sono celle che mi sembra un po'. Adesso dobbiamo levare un attimino i rivetti, questi rivetti qua, e proviamo a fare due misurazioni.
tanto per cominciare vediamo che le api hanno fatto un bel nido, perché qui chi l'ha montato sto pannello ha lasciato un buco. Bene, stacchiamo i due fili che vanno giù al regolatore. Adesso che abbiamo staccato il pannello su di sopra, sta funzionando un pannello solo, quindi il filo che viene giù è collegato solo a un pannello. Adesso andremo a misurare la tensione che arriva da questo pannello direttamente, però senza carico. Allora, ora andiamo a misurare la tensione che abbiamo sul pannello che abbiamo lasciato collegato su di sopra. Allora, questo pannello qua mi dà 19 volts e 32. Leggiamo 19 volts e 32. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Sì, domani, va bene? Vediamo se ce la fate a vederlo. $19.36. Allora, in questo momento qua, col pannello capovolto, adesso noi misuriamo la bellezza di... quanti sono? 1,70 volts. 1,70 volts. Ora andiamo a girare il pannello. Lo giriamo. E abbiamo 19 volts anche su questo pannello qua. 19 volts col pannello girato così, Mentre se noi lo giriamo di nuovo giù, ecco lì, andiamo a misurare 2 volts e qualcosa. Ecco qua, dopo aver verificato il tutto, adesso andiamo a riattaccare i pannelli al regolatore. Il pannello al regolatore. Allora, andiamo a misurare dopo la pulizia. Dopo la pulizia abbiamo... 19 volts, quasi 20 volts, 20 volts. Ok, abbiamo riattaccato il pannello al regolatore. Adesso la lampadina sta dicendo che sta caricando e in questo momento ecco qua, sta caricando, dicevamo, in questo momento l'amperometro mi dà, ma mi dà pochissimo, mi dà mezzo ampere per una tensione di 13 volts che andiamo a misurare, che vediamo se corrisponde la tensione. Allora, un po', allora più meno abbiamo una tensione di 12,9, sì, 12,9, quindi tensione 12,9 in uscita e un amperaggio di mezzo ampere, amperaggio mezzo ampere con nuvolosità. Ora sta uscendo il sole, chiaramente comincia a essere più, quando il sole, vedi, man mano che il sole sparisce, si abbassa, si alza, quindi diciamo che l'impianto sembrerebbe funzionare. Il problema, abbiamo pochi ampere di carica.
2 ampere. 2 ampere. Tensione 14, 13 e mezzo. Dunque, a questo punto abbiamo verificato i pannelli, abbiamo verificato l'impianto, tutti i collegamenti, abbiamo verificato che bene o male l'impianto, quando c'è il sole, carica abbastanza, 2 ampere mi sembrano un po' pochini, e le tensioni sono giuste, sia dei pannelli staccati, dei pannelli solari senza carico, siamo a 19-20 volts, il regolatore in uscita con il carico, quando in carica diciamo che siamo adesso sui 13,9, 13,7, 13,9 come tensione, amperaggio purtroppo è un po' poco, è un po' poco. Il partitore di carica sta funzionando, l'ho controllato, e quindi praticamente diciamo che tutto l'impianto in linea di massima dovrebbe essere a posto. Però abbiamo il dubbio del regolatore. Sì, indubbiamente i pannelli sono pannelli che hanno già una 12 anni, quindi può darsi anche che magari non siano al 100% della loro efficienza. E niente, che dire, io ora proverò a cambiare il regolatore, anche perché questo regolatore qua, quando ho cominciato tutte le prove, la spia, che è quella lì in questo momento è verde, era rossa e non c'era verso di farle cambiare il colore. Avendo staccato e riattaccato le connessioni, d'improvviso si è messa, è diventata verde. Quindi l'unica anomalia che c'è stata mi sembra questa. Quindi praticamente l'unica anomalia che abbiamo riscontrato in tutto il controllo che abbiamo fatto mi sembra che sia quella. Sono sempre quei punti interrogativi che li lascio un po'. Comunque ci siamo levati la curiosità. Lo scopo l'abbiamo raggiunto. Come si fa a verificare il funzionamento di tutto l'impianto? Controllando sia i pannelli, sia i collegamenti, le tensioni, gli amperaggi, eccetera eccetera. Detto questo, io spero di esservi stato d'aiuto e alla prossima. Quando cambierò il regolatore che secondo me non è che funzioni bene, quando cambierò il regolatore vi farò un piccolo tutorial o un commento sul tutorial che avete appena guardato. Vi ringrazio, abbiate pazienza se non sono stato molto preciso, ma non sono un professionista, però cerco di dare una mano se posso. Alla prossima e grazie.